Romina, dove sta scritto che la torta mimosa bisogna mangiare solo alla festa della donna? No, infatti. L'8 marzo, cioè la torta mimosa è una torta cremosa buona tutto l'anno. Anche al mio compleanno. Poi certo, anche al tuo compleanno. Poi certo, è la torta simbolo di quella festa, però in realtà è una torta fresca, cremosa. Si può fare al cioccolato, si può fare all'ananas, si può fare al limone, alla frutta, si può fare in mille modi, o classica solo con la crema vaniglia. L'originale è vaniglia, limone. Sì, molto sulla crema vaniglia, semplice, un po' limonata e basta. Adesso invece facciamo quella con una versione con l'inserto al cioccolato, con la crema al cioccolato. Mm-hmm. Allora, prima di tutto prepariamo una crema leggera al limone. Quindi prendiamo un po' di crema pasticcera, la mettiamo dentro la gelatina idratata e 5 volte il suo peso di acqua e sciolta e andiamo a scaldare a microonde. Vai. Leggera perché è dietetica. No, leggera perché si differenzia dalla chantilly, la leggera perché all'interno ha la gelatina. Tutte le volte che avete una crema chantilly che è contenuta in un contenitore, un bicchiere, una tartelletta, ok, non serve la gelatina e quindi si chiama chantilly. Se invece all'italiana, se invece volete la fetta e tagliare, abbiamo bisogno di gelatina. Quindi gelatina, crema pasticcera, gusto e panna montata diventa una crema leggera. La parte di buccia di limone l'andate sempre a mettere, solo la parte gialla di un limone non trattato ovviamente, sempre a mettere nella crema calda. Così sprigionerà tutti gli oli essenziali, sprigionerà maggior profumi di limone. Non si mette quindi nella parte di crema fredda, ma nella parte di crema calda. Aggiungiamo quindi alla crema calda con la gelatina la scorza di limone. Mescoliamo bene e buttiamo dentro. Prenditi quella marisa tu per versare la crema e versiamo qua dentro, nella crema fredda. Quindi abbiamo diviso la parte di crema calda con crema fredda e li mettiamo insieme. Così abbiamo sciolto la gelatina bene nella parte di crema calda. Sono tutti giochi di travasi, in pasticceria, sono fatti in questo modo. Quindi, però se travasi da una ciotola all'altra in maniera scorretta e non bene, avevi messo a microonde la frusta, sì. Mi sto ostionando la mano. Ho fatto apposta. La fai apposta, Dammi la panna montata, dai. Non ti preoccupare che mi vendicherò anche io, In qualche modo. Panna, vai. Una parte di panna, non tutta. Bon. E giriamo. Aspetta che gli do ancora una montata, quella lì. La prima parte è un po' più fluida, come hai fatto. Mm-hmm. E la seconda parte la mettiamo un pochettino più strutturata. Così almeno diamo un po' più di struttura subito alla crema, visto che avremo anche poco tempo per farla raffreddare correttamente. La monti a mano, ci riesci? Sì, appena appena. Tanto devo solo aumentare un pochettino, non è che deve... Ok. Aspetta che togliamo tutti i grumettini e quant'altro. E quando fai i grumi come si fa? E vai con la... No, i grumi non li fa, vedi, sono solo... Era nel caso a casa. Ma perché vuol dire che avete messo magari la crema troppo in fretta, la panna tutta insieme non a poco alla volta come stiamo facendo noi. Ormai una volta fatti i grumi poi non fai più niente. Vai, verso pure. Sì, una volta fatti rimangono. Tutta? Sì, tutta. Era la dose pesata. Panna montata, zuccherata. E la panna sempre morbida nelle mousse, nelle creme leggere e quant'altro. Perché se la mettete troppo montata sarà grassa in bocca, se la mettete morbida è più spumosa e soprattutto meno la sensazione di grasso in bocca. Ok Romina, questa parcheggiala un attimo in frigo così la gelatina continuerà a fare il suo lavoro e diventerà sempre un pochettino più densa. Parcheggiata. E via. Sì, parcheggiata. Stampo da Zuccotto. Pan di Spagna, pelato, dove abbiamo tolto tutte le parti delle croste esterne perché sono marroni scure e quindi non sono belle poi da vedere. E a questo punto andiamo a foderare gli stampi facendo delle fette di 1 centimetro. E lo foderiamo così. Prima fetta, così. Mm-hmm. Poi la seconda a fianco, così, perfetto. Poi la terza fetta la mettiamo in quest'altro modo, così e così. Questo è come si fa a foderare uno stampo, È un lavoro di... Ovviamente è uno stampo, come si dice, rotondo, a zuccotto, e le fette di pan di Spagna sono regolari, quindi diventa un po' difficile. Ora hai lo vedi cos'hai? E adesso? Dei triangoli, semplicemente dei triangoli da fare. E quindi tagliamo pan di Spagna più o meno dell'altezza che ci sembra giusto, facciamo un triangolo,
e inseriamo. Un altro triangolo e inseriamo. Guarda te che roba, hai visto? Guarda. È una cosa di ingegneria, eh? Infatti. Un altro triangolo e un altro triangolo. Gira pure. Tac. Perché a volte si mette la pellicola? Non serve la pellicola, lo mettono per staccare meglio, ma se lavoriamo con il freddo assolutamente non serve. Vediamo se riusciamo a recuperare questi. Questo piccolo. Vediamo, è inutile. Io, è come il pan di Spagna, è come il maiale, non si butta via niente. Guarda, visto? Cioè, così abbiamo recuperato tutto. Perfetto, abbiamo rivestito il nostro stampo da zucchotto in questo modo. Facciamo l'altro? Dai, io ti passo le fette e fai tu adesso. Vediamo. Quindi, se ho capito. Una, due, la terza. Vai, a metà. Così e così, vai, una e due, poi un'altra, tagliamo così, così, triangolo, triangolo, triangolo. E triangolo, guarda che roba. E poi il prossimo. Così è, sembra, facilissimo. Sembra, no? Che dici, rivestire. Se io avessi tagliato a caso le fette, inizi poi a caderti, non ti stai, tutto quanto, un disastro. Adesso non si inzuppa da questa parte, perché se la inzuppiamo da questa parte ci diventa veramente difficile fare sta sulle fette e soprattutto ci diventa difficile inzuppare un pan di Spagna in verticale, ok? E quindi non lo andiamo a inzuppare, lo inzupperemo dopo che abbiamo tolto il pan di Spagna dallo stampo. Quindi ora prendi la crema e la metti in un sac à poche. Quindi quando dopo che abbiamo riempito di crema e quant'altro, andiamo a inzuppare a zucchotto capovolto. Mi viene più facile rispetto a qua che andare qua con la bagna in questa superficie così in verticale. Allora, ti lascio qui, così facciamo uno strato di crema al limone. Che ovviamente diventerà più dura dopo con la gelatina, quindi avremo poi l'effetto da taglio. Prendi le forbici. Sì. E mettimi anche la crema pasticcera al cioccolato dentro un sac à poche. Sì. Quindi senza inzuppare il pan di Spagna, ripeto, uno strato di crema al limone. Poi uno, se ti metti di là che devo usare il tagliere, grazie. Uno strato di pan di Spagna all'interno. All'interno ci preoccupiamo meno di come lo mettiamo, va bene anche un pochettino più, tra virgolette, a caso. Così, e così. Ovviamente questa parte interna qua, Romina, va inzuppata adesso, perché non avremo modo di inzupparla poi dopo una volta messo la crema sopra, no? Sì. Quindi mi passi la bagna, coprite bene tutto di pan di Spagna in modo tale che non passi la bagna sulla crema sotto, così, e bagna normalmente al maraschino, delicata, non alcolica, eh? Non è, quando dico bagna al maraschino, bagna al rum, non si intende che sia alcolico, che non è buono da mangiare per un bambino, che è solo al profumo di, per non mettere proprio solo acqua e zucchero all'interno di una torta come bagna, che poi non sa di niente, è solo dolce, no? Solo un po' di aromi sono, profumo di. Crema al cioccolato. Sì, spesso si perché, ha paura, no? Sì, sì, spesso, quando ogni volta che nomini un liquore, oddio, oddio, ma stiamo parlando di praticamente 0 gradi alcolici, praticamente. Uno strato di crema al cioccolato centrale. Voilà, e altra crema al limone. Avete notato che quando faccio le torte, anche per una trasmissione televisiva come questa, non riesco mai a farne solo una, eh? È proprio deformazione professionale, perché un pasticcere non si mette mai a fare una torta soltanto. E allora vi faccio capire comunque che anche per voi a casa quando fate le cose, siccome sono tutte torte che potete tenere poi in congelatore, mentre sporcate tutto e fate tutto questo casino, è bene che sporcare per una torta o sporcare per due torte è uguale, giusto? E quindi tanto vale, una la mangiate e l'altra la tenete in freezer per la prossima volta. E
avete impiegato lo stesso tempo, sporcato gli stessi attrezzi. Livelliamo bene e adesso andiamo a tappare con il pan di Spagna sopra. Metti una fetta centrale, poi le due laterali e poi gli angolini li vai a fare con i ritagli, diciamo, no? Così, così. Tanto adesso vedrai che quando andiamo a inzuppare e bagniamo, tutto si livella e tutto diventa più regolare. Qui c'è un buco. Sì, sì, infatti adesso lo andiamo a riempire. Anzi, fai tu questa, io faccio quest'altra. Con i ritagli, così andate a tappare e a sistemare il tutto. Bene. Adesso è la volta della bagna. La bagna da questa parte va messa e l'altra poi la metteremo quando smodelliamo. Quindi inzuppiamo bene il pan di Spagna, sia questo qua sotto che abbiamo messo, sia questo qua sui bordi nella parte alta qui. Perfetto. E andiamo a premere con un cartoncino, con le mani. Guarda, lì c'è un cartoncino color nero, lo prendi un attimo. Il sottotorta? Sì. Premiamo in modo tale da livellare bene. Guardate come si livella e diventa tutto bello regolare. E liberami quella teglia che mettiamo in abbattitore. Ovviamente adesso andate a mettere a congelare il tutto per smodellare correttamente dallo stampo. Ok. Fatto. Uno, due, congelatore. Ok. Adesso i tempi saranno questi. Abbattitore 10 minuti, un quarto d'ora. Freezer di casa almeno un paio di ore. La stacchiamo, la bagniamo da fuori, la stucchiamo con della panna montata e attacchiamo tutti i dadini di pan di Spagna per fare l'effetto mimosa. Quindi aspettiamo giusto un attimo. Ok Romina, vai a prendere in abbattitore le torte. Come sempre noi lavoreremo con le torte non proprio indurite come vorrei, ma va bene. Ma quando poi ha una manualità se lo può anche un po' permettere, ma all'inizio se siete un po' indietro come livello in pasticceria, più è dura e più lavorate più facilmente. Giriamo qua sotto e tu mi chiedevi prima della pellicola per staccare, no? Sì, infatti, come le stacchiamo? Voilà, famoso cannello che dovevi comprare anche in altre puntate, che mi hai chiesto come faccio se non ho il cannello. L'accendino, se no. E ti dico, si compra, to, vai. E si staccherà la torta in un attimo, guarda. E adesso andiamo a inzuppare voilà. In questo momento qua. Vedi che ci viene più facile inzuppare? Così. Mm-hmm. Ma se è congelata si inzuppa lo stesso? Assolutamente sì, guarda. Appena sente la bagna, un po' sui bordi anche, mi raccomando, perché ti ricordo che sotto e in mezzo l'avevamo già inzuppata. Mm-hmm. Mancava solo i bordi. E non si può inzuppare prima perché poi non riusciremo a mettere... No, perché ti viene scomodo dalla parte interna in verticale inzuppare, capito? Certo. Sì, sì. Prendi una spatolona grossa di quella larga larga che la spostiamo subito, se no non la spostiamo più perché essendo che non è ancora durissima... La mettiamo subito sul sottotorta, così, e la finiamo qua sopra. Questo lo fai tu. Questo lo faccio io, dai. Ok. E a questo punto, giù di panna. Prendi la torta in mano e con la panna andiamo a stuccare per attaccare i dadini di pan di Spagna. Mm. Non le serve molta, appena così. Puoi anche tenere la torta in mano così ti viene più comodo. E stucchiamo così. Giusto il quantitativo di panna che ti serve per far attaccare, quindi qualche millimetro, non di più. Tipo muratore. Tipo muratore. Si vedi che pasticcere con piastrellistri e muratore ha molto in comune, in bianchini, ha qualcosa in comune. Usiamo la spatola, stucchiamo. Anche fino in fondo, perché sennò i dadini non ti si attaccano di pan di Spagna. Anche se l'ultimo proprio centimetro finale puoi anche lasciarlo libero, perché tanto ci sarà poi il decoro in cioccolato. E me l'hai fatto fare fino in fondo, eh? Sì, no, nel senso non ti devi preoccupare che sia perfetto sotto. Se va non c'è nessun problema, ma se non va, tanto ci sarà poi la panna. La panna, scusami, il decoro in cioccolato. Perché sul pan di Spagna bagnato non si attaccherebbe? Sul pan di Spagna bagnato il dadino non si attacca, no. Adesso con una spugna pulita, non la spugna con cui usate per pulire i tavoli, spugna da pasticceria, quindi usiamo solo per queste cose così, perché ovviamente non è la spugna con cui si pulisce un tavolo. Sai che le spugne ogni colore è per una cosa? Eh sì, appunto, ma è giusto così. Prendiamo i dadini di pan di Spagna e glieli attacchiamo sopra.
curva, che bella, potrebbe rimanere così? Senza dadini, dici? No, scherzo, ho fatto un disastro. Siccome la torta adesso è ancora un po' morbida, ovviamente non la posso tenere in mano e quindi mi aiuto col cartoncino. Dammi un tarocco, per favore. Sì. Ecco qua. Chiamasi tarocco. Tarocco, sì. Mettete bene tutti i dadini ovunque a rivestire bene la torta. A questo punto faccio cadere i dadini in eccesso qui, quelli che sono in più. Con il tarocco andiamo a spingere tutto contro, in modo tale uno da mantenere bella la rotondità della torta e due da approfittarne per pulire dalle briciole il sottotorta. Ok, non è finita qua, eh? Adesso ci facciamo la parte che sarà molto scenografica dei decoro in cioccolato. Era già bella così. Perché l'ho presa all'ultimo? Perché questo deve essere congelato. Un marmetto congelato, oppure va bene anche una teglia congelata. L'importante è che sia bella, bella fredda. Perché adesso facciamo un decoro, una banda di cioccolato da mettere tutto intorno alla torta. Teglia congelata, marmo congelato, scegliete voi, il marmo vi dà un po' più di autonomia. E fate questo lavoro con del cioccolato fuso. Fino in fondo, così, dopodiché tagliamo una striscia, una di qua e una di qua, alziamo e andiamo a mettere la banda di cioccolato intorno per fare una sorta di contenitore per la nostra torta. Andiamo un po' di qua, giusta? Sì, perfetto, tutto a posto. Tenete fermo un attimo che aderisce bene alla torta, così vediamo un secondo. Hai lasciato un po' troppi spazi, di pan di Spagna. Sì, chef. io ti dico come va fatto, poi ovviamente tappiamo. Più li fai omogeneo e bello, è meglio, Guarda, shock termico si chiama questo. Metti giù la torta, per favore, Romina. E voilà. Sono le briciole. Ah, le togliamo dopo, non ti preoccupare. E l'altra striscia qui. Prendi lo zucchero a velo. Sì. Un velo di zucchero a velo sopra. Un goccino. A te piace quando dico un goccino? A me piace un goccino di una roba solida. Un goccino di zucchero a velo, mi viene da dire così, sì. Quindi, quando un pasticcere è così fissato con l'abbattitore o comunque la temperatura negativa, state capendo mano a mano che lavoriamo il perché, no? Perché la temperatura negativa mi permette di lavorare più comodo, ma anche più pulito, perché avrei lavorato con la torta in mano e la mettevo qua solo alla fine, quando era tutta decorata, finita, e non avrei sporcato il cartoncino per dover pulire in un secondo momento. Però vabbè, si fa, si fa tutto. È solo per spiegarvi quali sono le regole della pasticceria. Quindi l'abbattitore o il freezer a casa, non è che tutti hanno l'abbattitore, comunque un freezer sicuramente ci aiuta a lavorare più comodi e meglio e con forme anche più perfette. Va bene? Allora, non ci resta che assaggiarla noi, voi fidatevi oppure la venite a prendere qui da noi. Alla prossima puntata, ciao! Ciao!